Buonasera a tutti, io sono Lorenzo Bairati e sono il coordinatore della laurea in Scienze e Culture Gastronomiche che oggi pomeriggio vi presento insieme a Charles Volinsky della segreteria. In questo modo presenteremo sia i contenuti didattici sia daremo delle informazioni di natura amministrativa. Chiedo a chi ci ascolta di disattivare il microfono e alla fine della presentazione ci sarà spazio per eventuali domande sia sul contenuto scientifico sia sulle questioni amministrative, per cui vi chiedo di riservare alla seconda sessione eventuali domande. Allora, cominciamo col dire che la laurea che presentiamo oggi è la laurea triennale in Scienze e Culture Gastronomiche. Come ho già detto, adesso si svolgerà la presentazione in lingua italiana, mentre la presentazione in lingua inglese avverrà alle ore 16:30. La nostra laurea triennale in Scienze e Culture Gastronomiche prende le mosse dell'evoluzione della laurea in scienze gastronomiche, che è stata la prima nata all'Università di Scienze Gastronomiche a partire dal 2004. È una laurea che si sviluppa in 3 anni. Per quel che riguarda l'anno accademico 2021, che è iniziato a settembre, ha previsto un numero massimo di 104 iscritti. I dati che noi diamo oggi sono relativi all'anno 2020-2021. Gli eventuali aggiornamenti, le eventuali novità vi verranno comunicate in primo luogo tramite il sito e dalla segreteria, ma comunque i dati che diamo oggi sono più che indicativi. Dicevamo, per l'anno accademico 2021 gli iscritti sono 104 e gli obiettivi fondamentali di questa laurea sono triplici. Da una parte l'obiettivo è quello di fornire una formazione accademica di eccellenza con esperienza sul campo e attraverso un percorso didattico interdisciplinare. Come vedremo, l'offerta formativa si compone di insegnamenti che appartengono a diverse aree del sapere, quella delle scienze umane, quella delle scienze sociali e quelle delle bioscienze, delle cosiddette scienze dure. E se da una parte abbiamo la didattica di aula e quindi le lezioni universitarie a cui molti di noi sono particolarmente abituati, dall'altra parte abbiamo molti momenti di didattica esperienziale e di esperienza sul campo, in particolar modo attraverso i nostri laboratori, di cui parleremo in questa presentazione e ancora durante i nostri viaggi e anche a contatto con tutti quei soggetti che a vario titolo studiano o contribuiscono, intervengono nei sistemi alimentari e che entrano in contatto con i nostri studenti. Questo è effettivamente il secondo obiettivo. Il secondo obiettivo della nostra laurea è quello di far sì che il gastronomo sviluppi un'educazione culturale e sensoriale, non soltanto in aula, ma anche nei laboratori e a contatto con i protagonisti del cibo. Quindi con tutti quei soggetti con cui entrerà in contatto, con cui potrà dialogare, potrà dibattere nel corso dei suoi 3 anni. L'obiettivo ultimo è quello di formare dei gastronomi, cioè dei soggetti che non siano semplicemente degli esperti di cibo e di sistemi alimentari, ma che grazie alle loro conoscenze, alle competenze, alle abilità e alle competenze che hanno sviluppato all'interno del nostro percorso formativo, siano capaci di incidere nei sistemi alimentari nel senso della sostenibilità, della sovranità alimentare e di operare nella promozione e valorizzazione del cibo di qualità. Vedete in queste immagini dei momenti della nostra vita universitaria, vedete da una parte
la didattica di aula, una didattica che cerca di superare i meccanismi tipici della lezione frontale per dare grande spazio alla iniziativa, all'intraprendenza e anche alla fantasia degli studenti, e dall'altra parte vedete l'immagine di un viaggio didattico di cui parleremo fra poco. Il corso, dicevamo, si sviluppa su 3 anni e la struttura complessiva prevede 20 insegnamenti in totale, 17 insegnamenti obbligatori più 3 insegnamenti a scelta per un totale di 180 crediti formativi universitari. Prevede, tradizionalmente la frequenza obbligatoria. I corsi iniziano nel mese di settembre, per quel che riguarda l'anno accademico in corso, sono iniziati il 21 di settembre e prevedono l'erogazione di insegnamenti in lingua inglese, in particolare per quel che riguarda il primo anno di corso, e in lingua italiana per quel che riguarda il secondo e il terzo anno. Questo è un elemento molto significativo e caratterizzante del nostro corso di studio, perché la nostra è una comunità internazionale in cui ci sono studenti italiani, ma anche una componente significativa italiani, ma anche una componente significativa di studenti internazionali, e quindi molto importante che gli studenti italiani inizino il loro percorso con una base molto solida di inglese, perché gli insegnamenti verranno erogati nel primo anno in lingua inglese, e poi comunque dobbiamo considerare il fatto che anche nel caso di insegnamenti erogati in lingua italiana, comunque il materiale potrà essere in inglese, anche perché la letteratura scientifica è per lo più in lingua inglese. Dall'altra parte, gli studenti internazionali saranno chiamati a compiere uno sforzo per imparare l'italiano sufficientemente bene per poter seguire proficuamente gli insegnamenti erogati al secondo e al terzo anno. Il piano di studi si divide in anni, ogni anno è suddiviso in 2 semestri. Se scorriamo il piano di studi, vediamo che nel primo anno abbiamo insegnamenti che già fanno capire qual è l'impostazione di fondo, perché sono insegnamenti che appartengono a diverse aree del sapere: biodiversità alimentari ed ecologia umana, scienze molecolari del gusto, politiche economiche e sostenibilità alimentare, antropologia del cibo, ecologia giuridica e ancora microbiologia degli alimenti. Questi sono gli insegnamenti fondamentali, cui si aggiungono i viaggi didattici, le conoscenze linguistiche inglese e italiano e il primo insegnamento a scelta. Abbiamo poi, nel secondo anno, quindi una volta che gli studenti hanno acquisito le basi fondamentali che sono il punto di partenza delle conoscenze e delle abilità del gastronomo, entriamo nel cuore dell'offerta formativa con gli insegnamenti che sono programmati per il secondo anno: agroecosistemi e sostenibilità, scienze del viaggio, società e ambienti, un primo corso di storia dell'alimentazione dalla preistoria al medioevo, scienze dei prodotti alimentari, quindi stiamo parlando di tecnologie alimentari e di analisi sensoriale, scienze della progettazione gastronomica, un secondo corso di storia dell'alimentazione in età moderna e contemporanea. Anche qui troviamo i viaggi didattici e un insegnamento a scelta. A questo punto, superati, i relativi esami, lo studente in scienze e culture gastronomiche si trova all'apice del percorso, quindi a coronamento del suo percorso all'interno della nostra università, con l'insegnamento di filosofia e linguaggi della gastronomia, governance globale del cibo, economia delle aziende agroalimentari, etnobiologia e food scouting, cibo e salute, e anche qua un insegnamento a scelta. E un anno che prevede
meno insegnamenti complessivamente rispetto al primo e al secondo anno, perché in quest'anno gli studenti devono anche essere nelle condizioni di poter non soltanto sostenere proficuamente gli esami del terzo anno, ma anche avere abbastanza tempo per elaborare la loro tesi e discutere l'elaborato finale e in questo modo concludere il loro percorso all'interno della nostra laurea in Scienze e Culture Gastronomiche. Avete visto che in ogni anno è previsto un insegnamento a scelta, questo vuol dire che gli studenti, che ciascuno studente, aggiornando il piano carriera, sceglie fra un elenco che viene aggiornato di anno in anno di insegnamenti a scelta, poi in realtà può sempre, diciamo sempre agli studenti che possono anche, se lo desiderano, seguire degli insegnamenti a cui non sono iscritti, vorrei dire semplicemente che non saranno tenuti a dare l'esame finale. E vedete qua una serie di esempi, il corso su Food Activism, quello su Company Creation, quello su Fondamenti di Scrittura e Narrazione del Cibo, Food Packaging, Gestione dell'Agrobiodiversità, Storia dei Prodotti Tipici e così via. L'elenco degli insegnamenti a scelta viene aggiornato e quindi è in continua evoluzione e quindi cambia di anno in anno. Questi sono per lo più degli esempi. Alla fine di ogni semestre è prevista una sessione di esame. Quindi durante l'anno sono previste tre sessioni di esame: la sessione invernale che si svolge nel mese di gennaio e che prevede due appelli per ogni insegnamento. Alla fine del secondo semestre è prevista la sessione estiva di giugno, che anch'essa prevede due appelli per ogni insegnamento, e ancora c'è la sessione autunnale prevista nel mese di settembre, in cui è programmato un appello per insegnamento e che cade immediatamente prima l'inizio dell'anno accademico successivo. Questo nostro modello didattico che proponiamo ha, a nostro avviso, una serie di punti di forza. Da una parte è un modello didattico originale che è innovativo sia nei contenuti sia nelle modalità di apprendimento, perché dal punto di vista dei contenuti vi è un'espressione interdisciplinare dell'arco complessivo delle scienze gastronomiche e quindi abbiamo insegnamenti che appartengono ad aree del sapere molto diverse, che punta a dare agli studenti grande flessibilità da una parte, grande capacità critica proprio per intervenire nel senso della sostenibilità e per la valorizzazione del cibo di qualità di cui dicevamo prima, e dall'altra parte utilizza strumenti didattici avanzati. Lavoriamo molto attraverso metodologie che prevedono lavori di gruppo, presentazioni, l'utilizzo di banche dati. L'utilizzo di letteratura scientifica che è oggetto di lettura e di dibattito all'interno delle nostre lezioni, supporti di e-learning, anche di piattaforme come la piattaforma Blackboard, che è quella che stiamo utilizzando in questo momento, l'utilizzo di social network e così via. Dall'altra parte abbiamo gli incontri con i protagonisti del cibo, che avvengono in primo luogo attraverso i seminari, le conferenze, le presentazioni da parte non soltanto di operatori del settore alimentare, ma più generalmente di autori, personalità dell'università, della cultura, della politica e così via. E altro elemento caratterizzante sono i nostri viaggi didattici, che si dividono in viaggi didattici territoriali e in viaggi didattici tematici, che sono una parte significativa e obbligatoria del nostro piano di studi, che prevede che gli studenti applichino e svolgano della ricerca all'interno dei viaggi didattici, che prevedono una fase di preparatoria prima del viaggio, quindi una fase di formazione prima del viaggio, poi il viaggio e poi ancora la parte della restituzione.
in cui saranno gli studenti a dover rendere conto degli esiti delle loro ricerche. Vedete qua ancora delle immagini della nostra vita universitaria nel nostro campus di Pollenzo. Altro elemento caratterizzante su cui mi voglio soffermare oggi è quello relativo agli sbocchi professionali. Noi abbiamo un Career Center che si occupa proprio di questo, che si occupa in primo luogo di aiutare gli studenti già diciamo, a prefigurare quali possono essere gli sbocchi professionali mentre gli studenti sono in corso. Di aiutarli, soprattutto nel momento in cui si accingono a concludere la propria carriera a Pollenzo, e poi ancora a tracciarne le traiettorie professionali in un momento successivo rispetto alla laurea. Abbiamo tra l'altro in piedi molte relazioni con aziende che sono partner strategici dell'università e questa attività che portiamo avanti già, devo dire, dall'inizio della istituzione del nostro corso di studio, ha portato a risultati che sono ragione di grande soddisfazione. Il 60,3% dei scusatemi, trovano lavoro entro un anno dalla laurea, il 60,3% degli studenti, contro un dato nazionale decisamente più basso. C'è una parte significativa di studenti che proseguono con gli studi entro un anno dalla laurea, il 38,2% contro un dato nazionale del 44,7% e tendenzialmente sono studenti che si iscrivono poi a master internazionali di grande rilievo. Abbiamo tutta questa documentazione di cui vedete gli esiti in queste slide, c'è un rapporto che viene pubblicato ogni anno dal nostro Career Center, proprio da questo punto di vista, che è d'accesso libero nella pagina web del Career Center, appunto, e attraverso questa attività continuativa noi abbiamo identificato in particolar modo quattro profili professionali maggioritari. Da una parte abbiamo quello dell'esperto in comunicazione e valorizzazione della qualità agroalimentare, quindi il brand ambassador, il giornalista e food writer, l'esperto di social media, il promoter e organizzatore di eventi. Vedete qua alcuni esempi, Antonella Piscitello che è social media coordinator in una società di distribuzione di craft beer, o ancora Margherita Bacci che lavora presso un partner strategico che fa distribuzione di wine and spirits, che ha sede a Genova e che si chiama Velier. Il secondo profilo professionale, che è quello in grande evoluzione nel corso degli ultimi anni, è quello dell'operatore ed educatore nell'ambito della governance dei sistemi alimentari, quindi chi lavora nelle relazioni internazionali e nella cooperazione nel settore pubblico e del privato sociale, che fa formazione nell'ambito dei servizi pubblici e del privato sociale, soprattutto nel settore agroalimentare, ultimamente molto tematiche migratorie e interculturali, o ancora ricercatori in campo agroalimentare. E vediamo anche qua una serie di esempi come Valentina Gritti, che lavora in Slow Food Youth Network, o ancora Tessa Javornik, che lavora in un'associazione di produttori e distributori di prodotti biologici in particolare. Il terzo profilo professionale è ancora l'esperto in area acquisti e vendite nel settore agroalimentare, quindi in particolare il food buyer, l'agente di commercio e il junior import ed export manager. Anche qua abbiamo per esempio Andrea San Giovanni,
che lavora presso Noberasco, che è un altro partner strategico dell'università, che si occupa a livello europeo e mondiale di vendita di frutta secca e si occupa in particolar modo di gestione vendite, rapporti B2B, analisi vendite, analisi di mercato, ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e packaging. O ancora Nicolò Villa che fa il buyer in Deliveristo, quindi una piattaforma che mette in contatto produttori e ristoratori e si occupa soprattutto di gestione della supply chain, creazione di modelli di previsione e controllo, monitoraggio, andamento, vendite e così via. Il quarto profilo professionale è quello dell'esperto in attività di produzione agroalimentare, hotellerie, ristorazione, catering e retail. Quindi che lavora come manager della distribuzione alimentare, attività di ospitalità, ecoturismo e ristorazione, o ancora tecnico delle certificazioni, tecnico del controllo qualità, o ancora per esempio come gastronomo di sala. Vediamo il caso del nostro ex studente colombiano Juan Camilo Quintero Merchan, che lavora come executive chef a Borgo San Felice, Relay in Chianti, o ancora Chiara Pisano, che è direttrice di ristorazione aziendale presso un altro partner strategico della nostra università, che è Pedevilla, e si occupa soprattutto di analisi dei costi, di sviluppo di nuovi concept, nuovi prodotti, formazione dello staff, e così via. Abbiamo ancora chi prosegue gli studi anche in vista della carriera accademica, è stato il caso di Matteo Rognoni, o ancora di Francesca Monticone che dopo essersi laureata si è iscritta ad un Master in Food Policy alla Università di Londra ed è attualmente assegnista di ricerca alla Università di Bologna. Vedete qui ancora una serie di immagini della nostra vita universitaria e arriviamo alle modalità di ammissione. Prima di lasciare la parola a Charles Wolinski, io voglio spendere un minuto di raccomandazioni, in particolare a coloro che mi stanno ascoltando che pensano di candidarsi per iscriversi nell'anno accademico 21-22. Dicevamo all'inizio che la nostra è un'università ad accesso contingentato, quindi abbiamo un numero massimo di iscritti, è dunque necessario svolgere una delle prove di ammissione. Le prove consistono per tutti i candidati in tre elementi sostanziali. Da una parte abbiamo il dossier, dall'altra parte abbiamo la prova di inglese e abbiamo infine il colloquio. Il dossier è la raccolta non soltanto del curriculum degli studi di ciascuno studente, ma anche di eventuali esperienze o lavorative o di volontariato. Abbiamo un test a cui gli studenti devono rispondere che ci serve per conoscere meglio i candidati. Chiediamo a ciascun candidato di scrivere anche una lettera che serve al candidato per esprimere le ragioni a fondamento della propria candidatura, che magari non sono emerse nelle domande al test. E all'interno del dossier il candidato potrà anche allegare tutte le eventuali certificazioni che possiede, per esempio certificazioni linguistiche, che potranno essere considerate anche se le certificazioni linguistiche non esonerano di per sé dalle prove di inglese. Tutti i candidati devono quindi svolgere le prove di inglese che oggetto di punteggio, sia scritto sia orale, un elemento essenziale per le ragioni che vi dicevo prima.
il tutto viene gestito da dei docenti inglesi madrelingua, e il terzo elemento è il colloquio. Si tratta di un colloquio con una commissione di docenti interni dell'Università di Scienze Gastronomiche che serve in particolar modo perché il candidato in questo modo può dimostrare che la propria passione per quel che riguarda quest'area del sapere è fondata su delle conoscenze pregresse, su delle letture che ha fatto, per esempio. Quindi io credo che il modo migliore per prepararsi al colloquio sia quello, e diciamo mi rivolgo a ciascun candidato, di coltivare la propria passione in ambito gastronomico attraverso letture di vario genere. Le scienze gastronomiche sono poliedriche, interdisciplinari, quindi ovviamente le si possono affrontare da diversi punti di vista. Se non sapete dove iniziare, io vi suggerisco, per esempio, di guardare il nostro sito internet, di guardare quali sono stati gli autori che hanno presentato i loro libri e che sono entrati in contatto con gli studenti nel corso degli ultimi anni. E se è possibile, nel corso dell'anno, per esempio, di andare a intervistare qualcuno dei nostri studenti, se volete, o anche di visitare la nostra università e la nostra biblioteca. Io credo, in prima battuta, di avere detto tutto e passo la parola a Charles Wolinski per la parte di segreteria. Grazie professor Bairati per questa bellissima introduzione molto dettagliata verso la natura di queste nostre prescrizioni per il corso di laurea triennale. A questo punto vado ancora più in dettaglio per parlare delle scadenze. Molto verosimilmente il prossimo anno le prescrizioni verranno svolte online con due, diciamo, scadenze per il caricamento del dossier online. Tutta la procedura di prescrizione si svolge attraverso il nostro portale didattico che si chiama S3 Online. Basta andare sul nostro sito e cliccando sul pulsante iscriviti ora dalla pagina iscrizioni del corso per proseguire a crearsi le credenziali di accesso e di cominciare con il caricamento della documentazione requisita, che consiste in primis dell'autocertificazione del titolo e voto di maturità, o per coloro non si sono ancora maturati al momento della prescrizione, la media dei voti della terza e la quarta superiore, e il test motivazionale in lingua inglese, che può essere scaricato direttamente dalla pagina riassuntiva del processo di prescrizione online, e poi c'è una lettera motivazionale che può essere scritta o in italiano o in inglese, a scelta del candidato, e eventuali certificazioni che possono essere rilevanti alla richiesta di ammissione. Il dossier vale 30 punti e poi la prova di inglese scritta e anche la prova di inglese orale, che sono entrambe svolte attraverso diverse tecnologie informatiche online, valgono 20 in totale, e poi c'è anche il colloquio in italiano.
quindi il punteggio totale possibile è 100 punti. Ora, per chi raggiunge un punteggio pari o superiore a 75 punti, viene ammesso direttamente al corso, mentre per chi ha solo ottenuto fra 50 e 74,5 punti, quel candidato potrà o conservare la propria posizione in graduatoria o cercare di ricandidarsi nella sessione di ammissione successiva entro i primi di settembre, annullando il punteggio della prova d'inglese e del colloquio, ma mantenendo sempre il punteggio del dossier. Poi la graduatoria finale viene solitamente stilata entro la seconda settimana di settembre. Poi, una volta che il candidato viene informato della sua ammissione al corso, viene richiesta una caparra pari a 2.000 euro per garantire la posizione nel corso. Per parlare un attimo della retta, il costo del corso è pari a 15.500 euro annui e comprende tutte le attività didattiche, i libri di testo, i viaggi didattici, sia tematici sia territoriali, e la partecipazione in tutte le attività organizzate dall'università e anche da Slow Food, e anche 4.000 crediti che corrispondono a 400 euro caricati sulla tessera della mensa, cosiddetta tavole accademiche, dove i nostri studenti solitamente pranzano nei giorni in cui ci sono attività didattiche sul campus. E poi, infine, c'è anche l'accesso al nostro Career Center, che il professor Bairati ha descritto prima. È un servizio che aiuta i nostri studenti nel perfezionamento del curriculum e anche a trovare possibilità lavorative una volta terminato il percorso di studi. E poi questi altri servizi che vedete riportati qui sullo slide. Poi volevo anche precisare che ci sono possibilità di borse di studio, ovvero esoneri sia parziali sia totali dal pagamento della retta, per studenti sia italiani che non, i dettagli delle quali si può trovare sulla pagina dedicata che si chiama Finanziamenti agevolati e borse di studio sul nostro sito principale. Ci sono determinati parametri economici che il candidato deve soddisfare per poter concorrere a queste borse, però questi parametri sono tutti riportati nella documentazione che troverete sul sito. Ecco, ci sono inoltre anche finanziamenti agevolati forniti attraverso il nostro partner bancario Intesa San Paolo, informazioni per i quali sono anche riportati sul nostro sito. Questi finanziamenti però sono disponibili soltanto e esclusivamente per cittadini italiani residenti in Italia. Credo che questo sia un po'
quanto per quanto riguarda le prescrizioni, la resa e anche le possibilità di borsa e finanziamenti, resto a disposizione insieme con il professor Baratti a rispondere alle vostre domande o perplessità. Grazie Charles. Ovviamente chi vuole fare domande può o intervenire direttamente schiacciando sul microfono oppure usare anche la nostra chat che trovate sulla destra. E ovviamente ogni qualvolta abbiate delle domande, potete contattare la segreteria didattica in modo che vi possa dare tutte le informazioni del caso a proposito delle scadenze, delle questioni amministrative e anche in realtà delle questioni didattiche che sono tutte quante molto ben spiegate sul nostro sito. In ogni caso, se ci sono delle domande, sono felice di rispondere. Prego, Giovanni. Allora, c'è una domanda via chat e poi Giovanni Davighi ha acceso il microfono. Allora, andiamo con ordine. Allora, Lara chiede come funziona la possibilità di alloggiare nelle case per studenti. È una domanda da rivolgere alla segreteria. Non so se Charles vuole Allora, dare posso... delle. sì. Allora, ho dimenticato di precisare prima che l'aspetto forse più significativo che viene escluso del costo della retta è quello dell'alloggio, che deve essere finanziato e trovato indipendentemente dallo studente. Detto questo, la segreteria offrirà delle risorse. Noi abbiamo anche un blog gestito dagli studenti stessi, dove vengono pubblicati anche degli annunci di alloggio online. E i nostri studenti, nell'arco di una o 2 settimane, riescono a trovare un posto per vivere. Solitamente noi suggeriamo ai nostri studenti di considerare seriamente di stare a Bra piuttosto che ad Alba o a Polenzo per la facilità di raggiungere con i mezzi pubblici il campus a Polenzo e anche per il fatto che ci si trova tutti i servizi quotidiani di supermercati, cinema, bar e quant'altro a Bra e non a Polenzo, che è solo una piccola frazione in realtà. Magari aggiungo soltanto che il costo medio dell'affitto a Bra per un appartamento gira intorno a 350 euro. E si può trovare sul documento, c'è anche un documento sul nostro sito, sulla pagina che si chiama Procedure burocratiche, che riporta tutti i costi quotidiani di vitto e alloggio. Avrà dal costo di riscaldamento al costo di affitto e quant'altro. Grazie Charles. Alessio Derda vuole avere dei chiarimenti sul dossier.
Cos'è che non le è chiaro, Alessia? Dicevamo, il dossier si compone di un curriculum di studi, quindi questo vuol dire in particolare il voto di maturità, se lo studente lo ha già conseguito, o i voti di quarta e quinta in caso contrario. Poi c'è la parte del test, la parte della lettera di presentazione del candidato e ancora la possibilità di allegare diverse certificazioni, o relative ad esperienze lavorative, o certificazioni linguistiche, o tutto quello che il candidato intende allegare. Non so se c'è qualcos'altro Che cosa? Allora, il test prevede un certo numero di domande che sono domande di natura per lo più conoscitiva, relativa alle ragioni per le quali il candidato si vuole o la candidata si vuole iscrivere, per quale motivo è interessata alle scienze gastronomiche, diciamo che cosa si aspetta dal corso di studio, se ci sono delle ragioni che potrebbero in qualche modo impedire al candidato o alla candidata di portare a termine l'iscrizione, come è venuta a conoscenza del corso di studio e così via. La prova di inglese è di argomento generale. Ovviamente noi partiamo dal presupposto che i candidati abbiano una grande passione per le scienze gastronomiche e che quindi si presentino in particolare reduci da letture in ambito gastronomico e quindi evidentemente diciamo molto spesso le tematiche sono quelle. È chiaro che poi ci deve essere anche una certa flessibilità da parte dei candidati, perché ovviamente si parla di temi che sono molto, molto ampi, perché riguardano appunto tutte le diverse aree del sapere, poi l'agricoltura e l'alimentazione in tutte le loro diverse sfaccettature sotto diversi punti di vista. Dall'altra parte, noi non imponiamo un elenco di letture che necessariamente su cui necessariamente i candidati si devono preparare. Consigli di letture, quello che ho detto prima, io suggerisco di guardare il nostro sito, per vedere per esempio quali sono stati gli autori che hanno presentato i loro libri ai nostri studenti e così via. E poi quando possibile suggerirei di fare per esempio una visita alla nostra biblioteca. Ma in ogni caso il nostro sito è molto dettagliato da questo punto di vista, quindi un'idea la si può avere anche tranquillamente visitando il sito. Grazie a lei. Se c'è qualche altra domanda, Giovanni, prego. Può intervenire cliccando sull'icona del microfono che trovo in basso. Anzi, il microfono ce l'ha acceso in realtà, forse ha qualche problema l'hardware. Magari rispondo soltanto alla domanda ultima di Alessia, che era quando ci sarebbe la possibilità di visitare la scuola di prima persona. Dunque, c'è già la possibilità adesso di
mettersi d'accordo con il nostro ufficio, la segreteria, di venire in visita singolarmente a vedere il campus. Tuttavia, purtroppo, vista la situazione attuale sanitaria, non c'è la possibilità di entrare nella struttura, cioè proprio nell'ateneo. Quindi sarebbe un po' superficiale venire adesso a vedere l'università. Il mio consiglio sarebbe di aspettare che passasse un po' La nottata. il clima di emergenza Hai attuale. ragione, Charles. Sì, magari lascio un attimo la parola al professor Bairati. No, ma ha assolutamente ragione, diciamo, ovviamente sottinteso che diciamo, è necessario che che la situazione lo permetta, insomma, adesso stiamo parlando di un arco temporale che si sviluppa da questo momento fino a settembre. In ogni caso, diciamo. In ogni caso, io appunto suggerisco senz'altro intanto di guardare il sito, di chiedere alla segreteria. Giovanni? Allora, ho visto delle domande in chat. C'è la possibilità del riconoscimento dei crediti, mi chiede Giovanni. C'è una commissione da questo punto di vista che può, ed c'è anche una procedura che è prevista per il riconoscimento crediti. Certo che sì, Lorenzo Massa, ovviamente l'interesse può anche derivare da esperienze di natura personale e evidentemente diciamo, può senz'altro arricchire il suo discorso con esperienze di natura personale. Senz'altro sì. Il suggerimento che io do ai candidati tendenzialmente è quello di coltivare, visto che appunto partiamo dal presupposto che ci sia una grande passione per le scienze gastronomiche, secondo me la cosa migliore è che i candidati italiani si rafforzino per quel che riguarda l'inglese e dall'altra parte si coltivino la propria passione da qui a quando decideranno a quando decideranno di candidarsi. Insegnamenti di cucina pratici, può esserci qualche insegnamento a scelta per rispondere alla domanda di Lara. Però non è certo il focus della nostra laurea in scienze e culture gastronomiche. Le materie previste in lingua inglese, rispondo a Stella, sono tutte le materie, tutti gli insegnamenti previsti nel corso del primo anno. E quindi mi rifaccio vedere. Dobbiamo tornare un po' indietro. Queste. Se i test di maggio e settembre sono a pagamento, tradizionalmente sono a pagamento, anche se si tratta di una somma minima nel momento in cui sono in presenza. Quest'anno non sono stato in presenza per la situazione contingente. In ogni caso, le suggerisco di chiedere e suggerisco a tutti di chiedere
maggiori dettagli nel prossimo mese alla segreteria, in cui avremo dei dati più precisi, perché noi adesso vi abbiamo dato i dati relativi al 2020-2021. Nel corso del prossimo mese avrete tutti i dati relativi al 2021-2022, quindi le date assolutamente precise e le modalità. Tendenzialmente prova il test il doppio dei candidati che riescono a entrare, però è variabile nel corso degli anni. Sì, si può provare sia a maggio sia a settembre. Può decidere di provare a maggio, se non è soddisfatta del punteggio, dovrà mantenere il punteggio del dossier e potrà ritentare per quel che riguarda l'inglese e per quel che riguarda il colloquio. Le destinazioni dei viaggi didattici sono decise per lo più di anno in anno, e evidentemente quello che si studia nei viaggi è funzionale e collegato con quello che si studia all'interno degli insegnamenti. Per rispondere a Chiara Colombi, se la situazione sarà, lo permetterà, il test sarà in presenza, è chiaro che adesso come adesso siamo in una situazione di incertezza che non ci permette di prevedere se il test di maggio sarà in presenza oppure online. In tempi normali è in presenza. I viaggi in totale sono 5 all'anno. Le destinazioni sono sia in Italia, diverse regioni d'Italia, sia in Europa, per esempio Catalogna e Fiandre, sia anche in extra Europa. Magari aggiungo soltanto che dalla pagina che si chiama Iscrizioni online sul nostro sito c'è un documento che si chiama Modalità di ammissione, che sarà aggiornato verso metà gennaio, fine gennaio, con tutte le informazioni sulle modalità di ammissione per il prossimo anno accademico. Quindi tutte le risposte alla maggior parte di queste domande inerenti alle prescrizioni verranno risposte in questo documento, credo. Però in ogni caso ve l'ho scritto prima, il nostro indirizzo generale di ufficio è segreteria@unieg.it, e quindi sempre a quell'ora, quando, cioè fra gennaio e febbraio, quando in procinto all'apertura delle prescrizioni online, potete scriverci o chiamarci chiedendo delucidazioni in merito, e saremmo comunque felici a rispondervi. Grazie Charles. C'è qualche altra domanda? Bene, se non ci sono altre domande, io ringrazio. Prego, Charles. Magari rispondo alla domanda di Giulia Negri. Come si può contattare gli alunni nostri? Potete scrivere al nostro ufficio. Noi abbiamo una database di studenti e possiamo metterla in contatto con loro volentieri. Poi magari soltanto aggiungo che qualora aveste delle domande
che riguardano più gli sbocchi lavorativi dei nostri alunni. Potete sentire il nostro ufficio career direttamente. Ora vi scrivo il loro indirizzo, che è career@unisg.it. E se siete interessati alle statistiche di cui vi parlavo prima, le trovate qua. Sul sito del Career Center. Sì, il costo dei viaggi è interamente compreso all'interno della retta. Diciamo, non sono compresi solamente dei costi assolutamente accessori, di spese personali, ma comunque il costo dei viaggi è sostanzialmente compreso all'interno della retta. Per rispondere alla domanda di Penelope Sinico. Per essere precisi, grazie a lei. Ecco qua, vede qua, la terza voce. Se ci sono altre domande, credo che le possiate rivolgere alla segreteria didattica e a Charles Wolinski, di cui avete il contatto. Cosa ne dici, Charles? Direi che a questo punto, se non ci fossero altre domande, che chiudessimo questa Possiamo chiudere la sessione. Intanto io